Buongiorno a tutti. Allora, dall'ultima volta che ci siamo visti ho finito di arare campo più piccolo e adesso vado a distribuire la calce viva, così da ripristinare un attimino la chimica del campo, del terreno, dopo il mais ci vuole. Ho noleggiato lo spargi calce, perché ha un costo esorbitante, 40.000 euro. Onestamente lo uso poco, una volta più o meno, perché con mais in realtà va usato sempre, tutte le volte, però da soli costa troppo. Adesso vedrò, per il momento non me la sento di investirci troppo. Se riesco a trovare qualcosa magari di più economico, anche perché ho già tanta pula e quindi di conseguenza insilato, probabilmente prossimo giro non metterò giù così tanto mais e quindi per il momento andiamo così. Poi, per la gioia della Cugi, vado a casetta a fare un po' di lavoretti. Allora, vediamo qua, se non ricordo male questo dovrebbe essere un buon modo. Sì. Fin troppo spostato, vediamo di non sprecare calce. Giriamo qua, devo fare così perché non ho spazio per girare. Vediamo di non fertilizzare il terreno dei vicini, di non dare la calce, perché insomma non è caso. Là. Guardate qua, i girasoli li ha lasciati appassire. È strano, non mi ha nemmeno provato a chiedere se potevo dare una mano. Nel limite del possibile l'avrei aiutato volentieri, però evidentemente non naviga in buone acque neanche lui. Magari in futuro, un giorno, la cosa potrebbe rivelarsi vantaggiosa se decidesse di vendere, magari. Pensierino. Che più, se riesco a acquistare abbastanza terreni qua intorno, ce li ho tutti qua ravvicinati, non devo andare avanti e indietro, sarebbe una buona cosa. Non è una questione che riguarda il breve periodo. Se neanche la calce basti. In realtà non so ancora ben tarare acquisti, però preferisco essere un momentino più cauto. Vabbè che la calce comunque non va persa. Sì, direi che probabilmente ce la facciamo. Ora due
Sì, ce la facciamo. Ecco, adesso la calce la lascio, tra virgolette, agire un attimino. E poi passerò il coltivatore, di modo che così va direttamente in profondità. E si mischia bene con il terreno. Almeno questo nelle mie intenzioni. Poi eventualmente, se sbaglierò qualcosa, me lo farete notare e vedrò di correggere. Boh. Vado, mi faccio lascio giù materiale e ci vediamo là a casa dopo. Eccoci qua. Allora, beh, rivediamo un po' la situazione, vediamo di capire. Qua ovviamente ci sarà la cucina. Boh, che schifo! Ah, che schifo! Io odio gli scarafaggi. Via via, chiudi, chiudi. Oddio, mamma. Vabbè, ok. Stavamo dicendo, la cucina. Qua, ripostiglio, direi. Di là si va al garage. Qua c'è una stanza sui generis. Ecco, qua ci metterò postazioni computer, uno studio, magari anche un po' di scaffali per l'amministrazione della fattoria, un po' di roba del genere, ecco, insomma, quello che posso metterci di dentro. Qua bagno. Chiudiamo che è meglio. E qua una saletta da pranzo, anche se onestamente non è che venga tanta gente qua. Bene, allora, prima cosa da fare, direi, cominciamo un po' a sbaraccare, buttare via quello che si può buttare via. Vediamo un po'. Possiamo buttare via. Guardate qua. Ho fatto festa. Guardate che roba. Ma questa è tutta roba che dovevo buttare via perché danno l'aspirapolvere. Che schifo. Adesso tiriamo via. Yeah. Maledetti scarafaggi, a voi chi vi ha inventato. Via, 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 via. Però adesso c'è il tavolo in mezzo alle scatole. Vediamo se riusciamo. Come fanno uno schifo sti scarafaggi del cavolo. Dove vai te? Mamma, quanti che ce ne sono? Come fanno uno schifo della Madonna. Possiamo spostare tutta quella roba qua. Op. Mezzo, tutto in mezzo alle scatole qua. Via.
Poi qua dovrò buttare via tutto. Questo ciarpame qua. Via. Bon, direi che sì, abbiamo fatto. Ok, adesso proviamo ad andare di qua. Liberiamo anche qua un po' di ciarpame vario. Poi qua cosa c'è? Ah, sono andato di qua, qua in bagno. Qua c'è ancora qualcosina di, sì, un po' di cartoni. Via. E qua. Ok. Allora. Adesso dovrò fare un po' di viaggi a portare via tutto sto materiale qua del cavolo di scarica. Ok, eccoci qua. Allora, prima cosa da fare, ragazzi miei, cominciamo a fargli prendere un po' di aria a questa casa qua. Apriamo le finestre che esce un po' di puzza. Ma qua sono rimasti ancora i lampadari. Niente, dovevo tirarli via. Li venderemo se li vuole qualcuno, se no li buttiamo via. Ok, apriamo tutte le finestre. Vedi, si esce nel cortile. Quindi direi di cominciare a pulire per terra. Cominciamo. Opla. Cominciamo un po' a pulire anche i muri, le porte. Mamma mia, sono brutte. Vediamo. Pulire un po'. Op. No, ho dimenticato la radio a casa. E pac. Diventa noioso così, però vabbè, oh. Ci penserò la prossima volta, dai. Adesso tanto è già tardi, è già quasi ora poi di andare a cena. Tanto cominciamo a dare una pulizia veloce. Dopo, urco, qua è da sistemare muro. Proviamo magari a sistemare. Qua gli diamo comunque una pitturata, intonacatura, o come diavolo si chiama. Direi che qua siamo a posto. Passiamo un bagno. Opla. Devo cambiare comunque anche le porte e tutto. Però intanto diamo una pulita. Ragnatele. Mamma mia, che schifo. Opla. Là.
Ma volevo vedere anche cambiare magari le prese. Ma che funziona? Se non ancora la luce. Meno quello. E ma. Dovrò tirar giù anche quei lampadari orribili. Mamma mia, quanto era sporco quel bagno qua. Oh. Qua. Dietro. Ok. Op. Direi che... No, anche qua sopra. Ecco. Là. Tac. Ok, e che tutto sommato può andare anche come quella piastrella qua doveva tirar via tutto, va. Vabbè, adesso passiamo alla sala. Ok, chiudiamo di qua. Qua il legno è proprio marcio. Ok. Cavolo, ma mi manca proprio la radio, cacchio. Ma che? Se uso musica del telefonino non si sente niente. Che scemo che sono stato. Dai. Sarà per la prossima volta, dai. Ricordami poi di chiudere le finestre. Non lasciarle aperte perché... Perché non c'è dentro niente da rubare, però... Poi metti che va a piovere o entra qualcuno, insomma, non è il caso. Ragnatele. Pulito qua, più o meno. I muri hanno bisogno di essere intonacati. Andiamo di qua. Puliamo. Opla. Mamma, qua i muri sono disastrati, oh. È rimasto un piatto in terra. Finestra, ragnatele, baccarozzi non ci sono più per fortuna. Ok, passerò. Ah, c'è rimasto anche questo lurido tappeto qua. Pla. C'è quel ripiano qua che è rimasta la scatolone. Bene, direi che anche questo è a posto. Oh no. Ok, adesso, ah no, è rimasto, guardate qua ancora, non avevo visto. Opla. Direi che adesso il prossimo passo è quello di sistemare i muri e cominciare poi a dargli una mano di pittura. Ok, buono, vado a prendere la roba e vediamo se farlo già adesso o magari lo farò domani. Vediamo. Eccoci qua, ritornati. Allora, ho già preparato qua lo stucco per coprire un po' i muri. Allora, cominciamo. Vediamo.
Hopla. Qua direi che è a posto. Andiamo di qua, sì, c'è bisogno anche di qua. Perfetto. Ah, anche là in alto. Buono, direi che qua sembrerebbe tutto a posto. Ora portiamo lo di qua. Ma qua c'è decisamente bisogno. Anche qua. Là. Poi dov'è? Qua così. Messa male sta stanza qua. Perfetto. Qua. Se c'è bisogno anche qua, ma no. Tutto sommato qua può andare. Vediamo magari qua, ecco. Perfetto. Devo spostare. Opla. Perfetto. Ok. Qua sembrerebbe essere tutto a posto. Ah, rimettiamo a posto. Ma no, tanto poi devo pitturare. Non è urgente. Allora. Qua devo rifare tutte le piastrelle. Bueno, direi che con lo stucco abbiamo finito. Bene. Allora adesso devo andare a prendere la pittura. E cominciamo a pitturare. Pavimento, sì, pavimento quello lo tengo per il momento. Devo pensare allora ai colori. Vediamo, pensiamo un po' ai colori. Questa è la stanza studio che è. Mettere giù le piastrelle. Qua lo teniamo pitturato. Ecco, colori vivaci ma non troppo. Qua la cucina, qua sicuramente le piastrelle in cucina ci vogliono. Per ragioni anche igieniche, non mi pare il caso di lasciare i muri a vista. Ah, ecco le porte, devo andare anche a vedere le porte. Ecco, vado prima a sostituire le porte e poi dopo pitturare. Andando logica, prima è meglio vendere le porte, cioè cambiare le porte, fare tutti i lavori necessari e poi alla fine pitturare. Va bene, vado in negozio, vediamo cosa trovo. Quante me ne servono? Una, due, tre, quattro. Questa no è buona. 5. Ah, quella là, tanto cosa la tengo, ma chi se ne frega. 5, quindi 1,
2, 3, 4, 5, ah no, c'è anche questa. 6. 6. 6 porte. Mizziga, viene fuori molto qua. Ok. Ok, guardate, sono andato a comprare le porte, adesso bisogna montarle. Qua in realtà ho deciso, ma lo farò in un secondo momento, muro quella porta lì che tanto non mi sembra che sia sto granché utile, tanto per andare fuori in garage posso uscire direttamente da qua. Quindi per il momento non mi serve. Allora, cominciamo a montare la prima porta. Opla. Direi bisogna ruotare. Opla. Porta normalissima. Visto che devo comprarne tante, onestamente, ce n'erano di più belle, ma tanto per il momento non c'ho la moglie che rompe. Quindi sono andato molto sull'economico. Ma andare montato così o così? Ok, sì, di qua, di là. Sì, in esterno. Sì, meglio in esterno. Neanche a farla apposta, le ho montate correttamente. Opla! Poi, quindi devono... Opla! Devono girare così per aprirsi. Opla. Tec, infatti, perfetto. Cosa di fuori? No, sbagliato. No, ho sbagliato, cacchio, il montaggio. Non si può togliere, no, eh. Porco cane. Sbagliato proprio a montarla questa qua. Ok, ma devo capire adesso, devo smontarla tutta, cacchio. Ah, signore. Vabbè. Chiediamo lumi come si può smontare, spero di non aver rovinato la porta. Ok, ce l'ho fatta. Per fortuna non avevo ancora fatto presa sul muro il telaio che sono riuscito a tirarla fuori. Bene, vediamo adesso di montarla correttamente. Stavolta, opla, perfetto. E... Oh cavolo. Manca una. Ah, l'ho lasciata ancora là. Devo andarla a prendere. Eccoci, già che c'ero, ho cambiato anche quella all'ingresso perché avere praticamente due porte, di colori diversi in corridoio stava veramente male. Opla. Quindi questa va qua. Questa
Questa l'ho montata così perché sennò poi sbatta contro queste. Spazio. Bagnetto. Vabbè. In questo caso non mi piaceva che magari dopo ostacolo al passaggio l'ho montata in maniera inversa. E anche questa qua però sta male. Ma devo montarla comunque così, sennò è brutta da vedere. Bene, finito di montare le porte. Direi che per oggi può bastare. Domani vedo un attimino di pitturare, se riesco, già domani. Alla prossima!